pazienti psichiatrici in progetti insieme alla Gavi. Sì, grazie, grazie dottor Cozza anche per questo ricordo di, diciamo, di impegno che la Caritas ha tempo su questo campo. E ringrazio il dottor Carocco per questo invito e Riccardo Brasanti che mi ha coinvolto, tra l'altro con un tema che non è un tema tecnico, quindi mi scuso voi perché passiamo da un momento molto tecnico, molto specifico, tra l'altro molto stimolante. Le ultime domande diciamo, mi provocavano molto, sia in termini di politica, no? Sia in termini di studi sulla salute mentale degli immigrati, perché noi in Italia comunque abbiamo una tradizione dal professor Fridi in poi, quindi parliamo dagli anni 90, anzi prima ancora degli anni 90, con degli studi molto interessanti su questo, anche abbastanza recenti. E magari su questo tema delle politiche ci ritorno alla fine. Perché il tema, come vedete, è parlare della carità oltre la carità. E quindi facciamo una parentesi, direi, umanistica, no? Nell'ambito scientifico. Anzi, la chiamerei di più una parentesi di tipo umanitaria. Perché questo lo dico per quelli che non sono in Italia da tempo, ma ormai in Italia parlare di progetti umanitari, interventi umanitari, di ONG è quasi una parolaccia, no? C'è sempre molta come dire, tensione su questi temi. Però accetto chiaramente la provocazione di Riccardo, per cui entro nel merito di questo tema. In realtà potrei chiuderlo con molta semplicità, no? Potrei, parafrasando San Paolo, potrei dire: oltre la carità c'è solo la carità, oltre l'amore c'è solo l'amore. Però entriamo nel merito e ho pensato di organizzare la mia relazione in tre momenti. Un primo momento dove darò alcune semplificazioni di contesto di tipo pastorale politico, vi narro, anche se molto brevemente, la nostra esperienza, poi alcune considerazioni finali di prospettiva anche in termini di politica. Contesto. Noi di fatto abbiamo in Italia la Costituzione che è impregnata, se vogliamo, di spirito di solidarietà, di carità, di attenzioni, di attenzione alla giustizia, all'equità, perché la Costituzione è frutto di due grosse anime che hanno contribuito alla sua costruzione e che hanno magari definito in maniera diversa questi aspetti proprio presenti nel loro essere. La Costituzione ad esempio ha dei principi fondamentali, prima ancora degli articoli veri e propri, dei principi fondamentali che sono veramente impregnati di questi temi che vi dicevo. Ad esempio c'è l'articolo 2 della Costituzione dove si dice che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia come organizzazione, è assolutamente imprescindibile dovere di solidarietà politica, economica e sociale. Molti studiosi individuano in questo articolo proprio il tema fondamentale della sussidiarietà che poi l'Italia verrà declinata diversi anni dopo, no? Con la riforma del titolo quinto della Costituzione, però molti autori definiscono in questo articolo anche il principio dell'azione volontaria, del volontariato, dell'impegno sociale. Poi c'è la prima parte della Costituzione vera e propria dove ci sono i diritti e doveri dei cittadini e nei rapporti etico-sociali c'è il nostro articolo che ben conosciamo, l'articolo 32, che non so adesso a dire, però dove tra l'altro, ecco, forse questo è interessante, è l'unico articolo dopo i principi fondamentali dove un diritto si declina in termini fondamentali, cioè l'unico articolo della Costituzione italiana dove il diritto viene indicato come fondamentale dell'individuo e della collettività. Quindi questo articolo 32 non solo parla non di cittadini ma di individui, ma individua il diritto alla tutela della salute come diritto fondamentale. E adesso vediamo il secondo punto di partenza, perlomeno per la mia analisi, che è quella del Concilio Vaticano II, 2C, Costituzione e Concilio. Il Concilio Vaticano II di fatto ha ridisegnato il tema della carità, il tema dell'amore, il tema dell'intervento sociale. Prima con un documento, certo sono imbarazzato, non nell'aula Paolo VI qui a parlare di queste cose, comunque un documento di Papa Giovanni, l'Enciclica, dove ci dà un metodo di intervento sociale, che è quello del vedere, valutare e agire.
e poi si istituisce come effetto del, uno degli effetti del Concilio Vaticano II, la Caritas, dove Paolo VI proprio parla, declina la carità insieme alla giustizia. Prima Don Andrea Manto ha parlato di questo, e ancora il dovere della carità, la carità è un dovere, deve essere legata ai tempi, alla situazione storica, con delle opere segno, con una lettura delle cause, andare a leggere le ingiustizie, con una funzione che sia una funzione pedagogica. Ecco, mettendo insieme queste due cose, in qualche modo nasce l'esperienza anche degli interventi di carità post conciliare. Ma dobbiamo aggiungere ancora un altro elemento, perché noi abbiamo parlato di Costituzione. La Costituzione non basta a declinare dei diritti e dei doveri, perché la Costituzione dà delle indicazioni di principio, lo scenario non è fondamentale, ma poi servono delle leggi che devono in qualche modo rendere cogente la Costituzione stessa. E per quanto riguarda il diritto alla tutela della salute, questa legge cogente non ce l'abbiamo, abbiamo festeggiato l'anno scorso i 40 anni, che è l'833. Quindi, come dicono i bioetici, si passa da un diritto di prima generazione costituzionale a un diritto di seconda generazione, che è quello esigito, quello che viene praticato, e dipende da tutta una serie di fattori. Bene, il nostro servizio sanitario ha dei principi fondamentali che tutti conosciamo: universalismo, equità, partecipazione, proporzionalità, sussidiarietà. Bene, il Servizio Sanitario Nazionale però non prevedeva, quando è nato, l'assistenza sanitaria agli immigrati, che era un servizio organizzato in base a questi termini, però non era previsto che si potessero assistere gli immigrati. E perché questo? Per il semplice fatto che non c'era l'esperienza di immigrazione. Noi nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale troviamo la possibilità di assistere in Italia italiani che dall'estero tornavano temporaneamente in Italia, ma non troviamo il diritto specificatamente dell'assistenza agli immigrati, per cui questo diritto è stato costruito nel tempo. Io non ne parlerò adesso perché non abbiamo tempo, però in quegli anni immediatamente la società civile si è mossa. Non è un caso che man mano che arrivavano gli immigrati, siamo all'inizio degli anni, fino agli anni 70, inizio agli anni 80, quindi proprio nel periodo in cui si costruiva il servizio sanitario, e il servizio sanitario non prevedeva l'assistenza sanitaria, che la società civile si organizza in qualche modo, e in varie parti d'Italia, sia organizzazioni laiche che confessionali, si attivano creando degli ambulatori o delle strutture sanitarie per l'assistenza agli immigrati. Come vedete, c'è anche la Caritas di Roma, che è proprio l'esperienza che voglio andarvi a raccontare, seppur brevemente. Caritas di Roma però in quel tempo non può che significare in particolare una persona, Monsignor Luigi Di Diego, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Ed ecco la definizione che Don Luigi dava di solidarietà. Solidarietà, ve la ricollego all'articolo della Costituzione che abbiamo letto prima, no? Don Luigi declinava la parola solidarietà in questi termini: non è un vago sentimento di compassione, né si fonda su un sentimento di altruismo ingenuo, ma nasce dall'analisi della complessità sociale, dai guasti del sistema sociale disordinato, dal degrado morale e culturale provocato dalla legge più forte, dalla carenza di un'etica collettiva. Don Luigi è stato il nostro, il nostro mentore in qualche modo. In quei periodi sono stati fatti i primi, si è cominciato a parlare anche in ambito scientifico di immigrazione e salute, sono stati fatti due convegni, proprio stamattina un convegno, il secondo convegno internazionale, questa è l'altra copertina degli altri, il secondo convegno è stato citato. E quei convegni, seppur in altri termini, parlavano di quelli che noi oggi definiamo salute e determinanti sociali. Allora si parlava di salute, di medicina delle migrazioni, delle marginazioni, delle povertà, ma se noi andiamo a vedere anche così come erano descritti, sostanzialmente erano questi termini. Si parlava di approccio transculturale, di pregiudizi reciproci, di proposte per l'inclusione. Non a caso nel 1990 nasce la Società Italiana di Medicina e Migrazione, di cui il Presidente ne parlerà più dettagliatamente. E se noi leggiamo ad esempio l'introduzione di Don Luigi, proprio di quegli atti che vi ho fatto vedere, troviamo ad esempio che sul piano del diritto la salute deve essere tutelata obbligatoriamente. In quel periodo non c'era nessuna legge che garantiva l'assistenza sanitaria agli immigrati, per quel discorso che vi ho detto prima, c'era proprio un buco normativo. E ancora parla di medicina transculturale, della mediazione, del superamento dei pregiudizi, della preparazione degli operatori pubblici, del servizio sanitario, della
fatto che gli immigrati devono essere inseriti, non devono essere lasciati parallelamente ai nostri servizi. Ed ecco che quindi in quella, diciamo, questi insegnamenti nasce appunto l'ambulatorio della Caritas a via Marsala, con una mission in qualche modo ispirata a quelle cose che abbiamo sentito prima da parte di Don Luigi. E i nostri quattro ambiti di impegno sono stati quello clinico assistenziale, ancora oggi è iniziato all'83 proprio con Riccardo Colasanti, un ambito di studio, di ricerca, di formazione, di impegno per i diritti. E poi sapete, come dice questo Papa, la carità è legata molto alla fantasia, c'è una fantasia della carità. Facendo la carità, facendo interventi di intelligenza, diventano in me, leggendo i segni dei tempi, ti permettono di attivare altri servizi. Così ad esempio l'intervento con i cinesi, si diceva che i cinesi avevano una medicina parallela, che non potevano accedere alla medicina occidentale, non è così, noi siamo riusciti a intercettarli. Ferite invisibili, proprio grazie a un convegno fatto dove c'era il professor Modica, siamo a metà degli anni 2000, da lì nasce appunto un progetto sulle ferite invisibili, salute sulle persone con disturbi mentali, salute su strada, ecco, fattori invisibili, ed ancora interventi attivi di offerta sanitaria e tanti, il Banco della Salute insieme con l'ASLA, che tra l'altro è qui presente. E ancora adesso stiamo ragionando su, se vogliamo, un'altra frontiera del bisogno, e cioè ad esempio l'accoglienza protetta per persone in condizioni di estrema fragilità sociale che vengono dimesse dagli ospedali e che poi di fatto vanno a finire su strada, andando a perpetuare il sistema di problematiche anche dal punto di vista psichiatrico, perché poi si vanno a sovrapporre. E oggi nell'ordinamento dell'organizzazione italiana c'è un buco di questo genere. E noi come Caritas siamo ricordati per i dati, per l'amore di lavoro che facciamo, ed effettivamente è tanto, queste sono le persone che abbiamo assistito in quest'anno. Tra l'altro, andando a vedere le curve potremmo anche capire quello che succedeva nell'anno in cui c'erano alcune curve o altre situazioni, oppure anche l'analisi dei dati, no? Da tempo abbiamo individuato questa transizione epidemiologica che ormai è estremamente evidente. In questa transizione epidemiologica vediamo l'aumento delle malattie psichiatriche che sta crescendo anche per un'accoglienza inadeguata, anche per tutte le cose che sono state dette fino ad oggi. Non mi piaceva qui indicare una parte dell'esperienza particolare, perché probabilmente è quella che va oltre la carità, no? Proprio per ritornare al titolo, è quella con i giovani. Questi sono tutti studenti di medicina, no? Adesso alcuni di loro sono professionisti affermati che stanno dentro il servizio sanitario, in istituti anche internazionali, ma che sono passati da noi, perché abbiamo da qualche anno deciso di puntare proprio su questo, cioè cercare in modo da dare l'opportunità a giovani studenti di medicina di fare un'esperienza significativa da noi in ambulatorio. Vedete, sono oltre 440 le persone che sono passate da noi e fanno proprio questo tipo di esperienza senza crediti, no? Senza, quindi legati essenzialmente alla motivazione, che permetterà loro forse un giorno, nel momento in cui diventano professionisti, di avere una sensibilità maggiore, quell'aspetto pedagogico-culturale che vi dicevo. Il rischio c'è, io ogni volta che parlo di Caritas e di me e di noi, c'è il problema dell'autoreferenzialità, però ci diciamo anche che abbiamo alcune correzioni per l'autoreferenzialità, il fatto che le nostre strutture sono sostanzialmente formate da volontari e i volontari in qualche modo sono liberi di dire e di confrontarsi con una sensibilità diversa. C'è la volontà di condividere l'esperienza con altri, di lavorare molto col servizio pubblico, una sorta di cessione di sovranità in base, diciamo, alle competenze e all'esperienza che abbiamo. E il coinvolgimento delle istituzioni non solo per chiedere soldi, no? Per fare progetti, entrare in progetti, ma per cercare di modificare anche nella situazione. E qui entriamo in un altro tema che anche questo è oltre la carità ed è il lavoro di rete. Qui cito il Presidente della Repubblica, che nell'ultima giornata dedicata al volontariato parla dell'importanza di costruire reti, dove il volontariato è uno spazio importante del protagonismo civico, prezioso alleato nella ricostruzione del desiderio di impegno politico e civile. Lo ricollego molto a quello che Don Luigi diceva della solidarietà. E le reti. Reti, abbiamo lavorato molto per la costruzione di reti, sia in ambito scientifico, questa qui la Società delle Medicine e Comunicazione, la SIM, di cui
parlerà penso Maurizio dopo, ma anche nell'ambito ecclesiale, nell'ambito delle leggi della Caritas. La Caritas, proprio perché è un'emanazione specifica della Chiesa Cattolica, è forse l'organizzazione più capillare che ci può essere, non dico in Italia, ma probabilmente nel mondo. E così ad esempio siamo andati a mappare tutte le strutture sanitarie che la Caritas ha nel giro per l'Italia. Se vogliamo, anche l'esperienza che ci dava prima il dottor Cozza rientra, no, in questo tipo di presenza capillare sul territorio. Effettivamente è una rete estremamente importante. Inizialmente è stata pensata sull'immigrazione, sempre di più si sta evolvendo verso un'attenzione alle disuguaglianze e alla povertà, perché la povertà e il deficit d'accesso ai servizi sanitari stanno aumentando in Italia. E abbiamo fatto anche un documento condiviso ed è interessante come il primo punto del documento è riconoscere il ruolo prioritario del Servizio Sanitario Nazionale, quindi non pensare a qualcosa di parallelo, di alternativo, ma anche qualcosa di estremamente collegato con il Servizio Sanitario, creando una sorta di sistema recettoriale di prossimità in un lavoro di rete. E arriviamo a tra l'altro questo impegno sta sviluppando nuovi progetti di ricerca, di intervento, non è la Caritas che li sviluppa, ma si sviluppa insieme chiaramente al servizio pubblico. Ad esempio queste nuove strategie per una sanità pubblica di prossimità per raggiungere quei gruppi difficili da raggiungere, e generalmente si fa una strategia coniugata insieme pubblico e privato sociale. Questi qua sono alcuni esempi: vaccinazioni nei campi rom, interventi negli edifici occupati, o presidi sanitari all'interno dei mercati, nel caso specifico Piazza Vittorio, quindi da dove c'è una maggiore componente di immigrazione. E arriviamo alle considerazioni conclusive. Anche qui, prima dal punto di vista pastorale e poi dal punto di vista politico. Noi che possiamo dire dal punto di vista pastorale? Cioè abbiamo forse il testimonial più importante che possiamo avere, che Papa Francesco. Se noi andiamo a prendere tutti i documenti da quando c'è Papa Francesco, magari oppure vogliamo selezionare i documenti ad esempio sulle parole chiave del convegno di oggi, pace, sanità, immigrazione, e facciamo un combinato disposto, troviamo veramente delle idee molto molto chiare, devo dire anche le indicazioni molto chiare su cui lavoriamo. Non a caso l'impegno, la Chiesa ha avuto un impegno direttamente il Vaticano, direttamente collaboratori di Papa Francesco hanno lavorato molto sui due Global Compact di cui abbiamo parlato. L'80% delle proposte fatte da Papa Francesco, che sono quei documenti legati a queste parole chiave, sono state integrate nel Global Compact. Quindi una grandissima presenza su questi temi. E questo ho messo più un esempio, potevo mettere una quantità enorme di documenti, non l'ho potuto fare veramente, ma questo mi ha stimolato molto. Questo era il 6 maggio del 2016, premio Carlo Magno, che è il premio più importante, riconoscimento più importante dell'Unione Europea, l'hanno dato al Papa, e come vedete, non so se vi conoscete, qui c'era tutti gli organismi dell'Unione Europea che sono venuti qui dal Papa a dargli questo omaggio, e il Papa per ringraziarli gli ha detto: Europa, io non vi riconosco più, dove sta l'impegno per il diritto? Dove sta l'impegno delle persone? Se non li fate rinascere sarà la fine dell'Europa. Proprio chi ha detto papale, come si dice a Roma. Ed ecco le considerazioni finali. Politiche. Noi in Italia abbiamo delle politiche incerte, sono fortemente polarizzate. Anche laddove chi era il governo, oggi c'era Letta, sarebbe piaciuto dirgli perché non hanno usato un po' di più quando potevano, no? Perché non hanno abrogato la Bossi-Fini, che ancora oggi è una legge in vigore in Italia, perché non hanno lavorato di più sui temi della cittadinanza, perché hanno azzerato i flussi, cioè la possibilità di entrare legalmente in Italia. Chiaro che se non si può entrare legalmente si trovano altre vie. Per cui anche laddove le persone erano abbastanza sensibili, di fatto in Italia siamo stati fin troppo prudenti. Devo dire però che scuola e sanità in genere sono un po' le punte più avanzate delle politiche in Italia. Ed ancora, tanto è vero, il profilo di salute lo vediamo come queste politiche di inclusione comunque sono avanzate, perché non abbiamo mai avuto degli allarmi sanitari
per quanto riguarda gli immigrati e di profughi. Di fatto la garanzia di accesso che l'Italia ha scelto ormai diversi anni fa ha garantito anche tutela della salute, anche città che implicano tutta una serie di situazioni anche antropologiche importanti, la percezione della malattia, la percezione del rapporto con gli altri, il progetto migratorio che può più o meno fallire e così via. E inoltre in ambito sanitario, dicevo, l'Italia ha anche affrontato in maniera lungimirante, anche se c'è un deficit di governance e una incoerenza istituzionale. Oggi erano presenti due rappresentanti del Ministero degli Interni, spesso il Ministero degli Interni, non parlo necessariamente di questo Ministero, ma in genere il Ministero degli Interni entra spessissimo a gamba tesa sui temi più strettamente sanitari e creando delle incoerenze anche dal punto di vista giuridico. Non c'è tempo per dirvele, ma sicuramente è possibile, diciamo, verificarle. E poi c'è una differenziazione enorme a livello di politiche regionali, tenendo conto che il tema della salute è un tema sostanzialmente regionale, il tema dell'immigrazione è un tema nazionale e quindi il tema della salute degli immigrati sta in un sorto di pendolo tra nazionale e regionale, creando effettivamente tutta una serie di disuguaglianze. Questo è il numero di immigrati presenti, per arrivare all'ultima diapositiva. Mi fa piacere, mi sembra abbastanza di impatto far vedere come la componente degli sbarchi, che è quella che ha condizionato almeno negli ultimi 5 anni le politiche in Italia, che ha fatto vincere le elezioni, lo ha fatto perdere le elezioni, che anche a livello internazionale, pensiamo alla Germania, ha creato dei problemi. Bene, guardate, questa è la componente degli sbarchi sull'immigrazione in Italia. Quella striscetta ha veramente condizionato di tutto, di tutto. Ed ecco quindi l'ultima considerazione. Quindi l'immigrazione è un fenomeno complesso e multifattoriale, dinamico, strutturale, presenta costantemente situazioni miste. Ad esempio, nessuno dice che nell'anno in cui c'è stata la cosiddetta più alta emergenza migratoria, dove noi abbiamo accolto 183.000 persone sbarcate, quello stesso anno abbiamo avuto il record di persone straniere che sono diventate cittadini italiani, quasi 200.000. Capite che c'è proprio un cambio anche epocale dal punto di vista demografico, dal punto di vista culturale, cioè sono stimoli grossi, eppure quello è stato assolutamente oscurato dall'altro aspetto. Quindi sono situazioni sempre viste. Adesso pensiamo, si calcola che nel giro di pochi mesi 40.000 persone passeranno dalla regolarità alla irregolarità, nel giro di un anno si calcola che saranno 120.000. Capite quante cose possono cambiare nel giro di poco tempo? È un fenomeno che sicuramente ha aspetti complessi, problematici, ma è necessario dal punto di vista demografico, economico e culturale, ma questo è stato già detto. E questo era il lancio per l'ultima diapositiva, di cui però ho già anticipato stamattina il professor Ricciardi, che è l'ultima scelta della politica italiana in questo senso. In realtà è l'ultima di tutta una serie di altri passaggi che sono stati fatti, il cosiddetto decreto una sicurezza, attribuito a Salvini, ma a me piace sempre far vedere tutti coloro che l'hanno firmato, per dire che c'è una corresponsabilità diffusa dell'intero governo su questo. Una volta tanto sono d'accordo con chi lo dice, perché insomma è bene che si sappia questa cosa. E siccome il pacchetto sicurezza, anzi questo decreto sicurezza va a impattare su quelli che sono i determinanti sociali di salute, che non abbiamo avuto tempo di parlarne, non so se poi se ne parlerà. E anche qui potremmo fare una lista lunga, non solo il fatto che viene avuto un tipo di permesso di soggiorno di protezione, non solo il fatto che viene tolta la residenza agli immigrati, quindi con l'impossibilità di avere un intervento integrato tra sociale, nel caso specifico nostra sanità, nonostante che viene addirittura a modificarsi la legge sulla cittadinanza, cioè un cittadino straniero che diventa cittadino italiano può avere revocata la cittadinanza. Che sono veramente, e ancora, che per avere la cittadinanza, quindi per dire delle cose che sulla sicurezza veramente si sono raddoppiati i tempi, nel momento in cui io faccio richiesta o devo aspettare dai 4 ai 6 anni per poter avere una risposta, insomma veramente situazioni che vanno a entrare proprio in quello che sono i determinanti sociali, ed è per tutto questo e per tante altre cose ancora che abbiamo definito la legge come una legge patogena. E concludo ritornando al rapporto carità oltre carità con un
una frase che tratta dalla nostra Mishnah, dove diciamo, ispirati chiaramente da questa interessante, la Mishnah è stata costruita a cavallo tra Don Enrico e Don Guerino, che avete visto oggi, avevamo cominciato a costruirla con Don Luigi, prima che venisse, poi molto Don Luigi, l'abbiamo conclusa con Don Guerino, che è stato direttore della Caritas, e diciamo bisogna farsi carico con amore, con la carità, ma non solo nell'assistenza, ma perché vengano riconosciuti, riaffermati e promossi ad ogni livello, dai singoli, dalla comunità, dalle istituzioni, diritti e dignità di tutti, senza nessuna esclusione. Grazie. Grazie. Se ci sono domande, prego. Molto interessante la presentazione. Volevo chiedere una cosa. Noi sappiamo che c'è una richiesta dal punto di vista della cooperazione della fondazione, una richiesta crescente per esempio di internship per il lavoro delle ONG in situazioni in paesi in via di sviluppo, ONG internazionali. Ci sono, la Caritas promuove questo tipo di iniziative, ci sono delle collaborazioni specifiche con queste ONG internazionali, con alcune di queste in particolare? Sì, allora Caritas è un mondo enorme, no? Perché è estremamente presente in maniera capillare in tutto il mondo, e già ha organizzazioni locali, diocesane, e organizzazioni sovralocali, regionali e nazionali. Progetti di cooperazione che ho, perlomeno per quanto riguarda l'Italia, sia dalla Caritas italiana e in partnership con diverse organizzazioni. Pensiamo ad esempio a tutto il tema dei corridoi umanitari, dove Caritas italiana, insieme a Comunità Sant'Egidio, insieme ad ACLU, insieme addirittura alle chiese evangeliche, quindi con altri organismi pastorali, si attiva. Ma il corridoio umanitario è solamente l'ultima parte di un processo che già avviene nei paesi in via di sviluppo, o insomma dove stanno situazioni di crisi, con degli interventi misti, come dicevi tu. Quindi insomma c'è una situazione molto articolata. E in più ci stanno le Caritas locali. Le Caritas locali che non possono prescindere del lavoro, in alcuni casi con l'organizzazione statale, ma è molto difficile soprattutto in alcuni paesi, ma soprattutto con le ONG che localmente intervengono anche su base nazionale. Quindi tutto questo esiste. Noi come Caritas di Roma in particolare poi abbiamo dei micro progetti, perché noi siamo Caritas diocesane, quindi più sul territorio, però abbiamo dei gemellaggi con altri paesi e anche lì in genere sempre con l'organizzazione. Posso chiedere una cosa? Sì. Anzi, diverse cose. La prima che mi interessava sapere è il decreto sicurezza, come ha impattato sulla vostra attività? Lei accennava al fatto che si nega la residenza, sa, tutte queste cose, insomma. Ecco, come, che riflessi ha avuto sulla vostra attività? Allora, diciamo, noi abbiamo lavorato molto sul decreto sicurezza prima ancora che diventasse legge, chiaramente. E siamo riusciti, proprio quel lavoro di rete, di lobbying, di relazioni, di credibilità che si è costruita nel tempo, a limitare alcuni danni.